Merano, finale con 3 morti, ultimo sanguinoso atto della tragedia. Stamane il serial killer ha fatto la sua quinta vittima, poi ha ucciso un maresciallo dei carabinieri, infine si è asserragliato in un casolare e poi si è ucciso. Così viene trovato questa mattina dalla moglie Tullio Melchiori, 58 anni, contadino di Rifiano, un piccolo centro sopra Merano. Scatta subito l'allarme. Il timore che sia stato il serial killer che nelle ultime 3 settimane ha ucciso 4 persone è forte. Immediatamente partono da Merano carabinieri e polizia. Il primo ad arrivare sul posto è il maresciallo Guerino Botte. Con i suoi colleghi si avvicina al maso. Dentro, al fienile, è asserragliato un uomo. Parte un colpo che colpisce il maresciallo in testa. Guerino Botte viene subito soccorso dai suoi commilitoni, ma non si può spostare perché è sotto tiro. Intanto arrivano sul luogo centinaia e centinaia di uomini, polizia, carabinieri, guardia di finanza, cinofili, elicotteri. Dentro la casa ci sono la moglie e la suocera di Tullio Melchiori. I carabinieri cercano di liberarle, sono momenti frenetici. Il killer spara a ripetizione, si contano oltre 100 colpi. Il killer ha un nome, Ferdinand Gamper, un agricoltore di Rifiano, un tipo strano. È mezzogiorno quando polizia e carabinieri annunciano che Ferdinand Gamper è morto, è finito l'incubo. Intanto all'ospedale di Merano lotta contro la morte il maresciallo Guerino Botte. Ecco, la regia l'ha mandata in onda, è lui Ferdinand Gamper. Luca Nobile, 24 anni, si era presentato spontaneamente agli inquirenti dicendo di avere assistito all'omicidio sulle passeggiate e fornendo le indicazioni per questo identikit dell'assassino, del tutto inattendibile, come si vedrà. La scarcerazione, che forse rimedia ad un clamoroso errore, oggi pomeriggio.